C'è stato un colpo di Stato in Europa, questa, che è la Costituzione della Repubblica Italiana, non dico che possiamo stracciarla, ma quasi. Il colpo di Stato c'è stato, non è una battuta, non ne ha parlato nessuno nei media ed è l'argomento di questa sera. Si chiama Trattato di Lisbona, è un vero colpo di Stato europeo fatto alle spalle di tutti i cittadini. Noi italiani, tedeschi, francesi, di tutti. L'argomento di questa sera è questo e voglio solo dire per chi seguirà questa cosa su YouTube che l'argomento è estremamente serio, se uno non è disposto, non ha la volontà di seguire un'oretta o un'oretta qualcosa di presentazione, è meglio che faccia altre cose, come mi è stato suggerito, guardi Zelig. Allora, ricomincio da quello che ho appena annunciato. La Costituzione italiana non è più sovrana, il governo italiano non è più sovrano, il Parlamento italiano non è più sovrano, le leggi italiane di conseguenza non sono più sovrane e noi non siamo più giuridicamente italiani, siamo diventati cittadini di un'altra cosa. Ma non siamo più, dal punto di vista giuridico, degli italiani al 100%. È successo questo cambiamento, epocale, sarebbe epocale e non drammatico se fosse stato, messo a punto dalla volontà dei cittadini europei, ma è stato fatto dietro le spalle dei cittadini europei che non ne sanno niente. È accaduto a Lisbona, in Irlanda, il 2 ottobre, pochi giorni fa. È passato un referendum favorevole al Trattato di Lisbona e il Trattato di Lisbona tecnicamente è stato quindi ratificato da tutti gli Stati europei e diventa esecutivo. Per capire la gravità di questo colpo di Stato e dove si inquadra dobbiamo fare una piccola storia pregressa di cos'è l'Europa, di come è nata, di come si è evoluta, perché sennò non si capisce come si arriva a questo punto. Riassumo le puntate brevissimamente. 1957 l'Europa, questo continente di stati che si sono fatti la guerra eternamente, eccetera, prende una sua prima unione col Trattato di Roma, 1957, diventa la famosa CE, che ancora si dice la CE, la Comunità Economica Europea. È un'unione prettamente economica. Nel 67 c'è da CE si passa a CE, Comunità Europea, e poi dopo si va avanti, si galoppa avanti molto rapidamente. 1979 questa unione che è sempre comunque economica comincia a pensare di diventare anche un'unione politica e quindi noi eleggiamo il primo Parlamento europeo, 1979. C'è questa novità assoluta, ci sono dei parlamentari che sono anche parlamentari europei. Nel 1993 c'è il Trattato di Maastricht, di cui si è molto sentito parlare. Il Trattato di Maastricht è un passo avanti molto, molto, molto importante, perché lì i burocrati europei hanno cominciato a pensare che si poteva dare un'accelerata a quest'unione economica e farla diventare qualcosa di più, farla diventare addirittura un'unione in uno Stato, diventare una potenza mondiale. Si sta pensando agli Stati Uniti d'Europa, il Trattato di Maastricht sancisce tutta una serie di rivoluzioni fra le frontiere, commercio, eccetera, ma soprattutto una che poi si prenderà forma nel 2002, 1 gennaio 2002, la moneta unica europea, l'euro, che tutti oggi conosciamo. Questa è una grande accelerazione verso l'unione dell'Europa. L'idea appunto è quella di creare alla fine gli Stati Uniti d'Europa. L'Italia in questi processi partecipa molto poco perché siamo un paese provinciale, abbiamo dei burocrati che si occupano di queste cose, ma non sono le figure di spicco della politica italiana. Chi lavora dietro a questa roba sono i grandi nomi europei, Jacques Delors, Santer, Léon Britten, lo stesso Tony Blair, Angela Merkel, Sarkozy, oggi sto parlando anche di politici attuali. E Romano Prodi è stato un nome che ha lavorato parecchio dietro le quinte per questa idea di unificazione.
Però rimane un problema fondamentale, che l'Europa comunque, per quanto unita, per quanto già adesso con un Parlamento comune, già adesso, e parliamo dell'epoca che va dal 93 al 2000, già adesso con una sorta di governo comune che si chiama Commissione Europea, già con una sorta di presidenza comune, che è il Consiglio europeo, già con un sistema giudiziario comune che è la Corte europea di giustizia, però rimaneva fino a quel punto sempre un agglomerato di stati sovrani, molto litigiosi, molto nazionalisti da certi punti di vista, con delle punte di nazionalismo scellerato, se vogliamo, anche un po' becero come quello della Lega e di altre formazioni europee di questo stampo, e quindi creare gli Stati Uniti d'Europa, nonostante le riforme che si erano fatti da partire dal 57 fino al 2002, all'arrivo dell'euro, è un problema grosso. Come si faceva a mettere assieme questi stati? Allora, i grandi burocrati europei, fra cui mi sono dimenticato di citare anche l'ex presidente francese Giscard d'Estaing, che sarà centrale in tutto questo discorso, decidono di proporre una Costituzione europea. Perché una Costituzione europea? Perché una Costituzione europea potrebbe avere un tale potere sovranazionale, cioè superiore ai poteri di qualunque Stato, da obbligare sostanzialmente queste genti d'Europa a venire assieme, a mettersi assieme e essere governate da un unico governo centrale, da un unico Parlamento, da politici centralizzati in Europa. Il processo della Costituzione europea parte nella cittadina di Laeken, in Olanda. Nel 2001 si scrive questa Costituzione, solo che i grandi burocrati e politici che ho menzionato fanno, tra virgolette, un errore, e cioè rendono il processo trasparente. Lo vengono a sapere le genti d'Europa, naturalmente non gli italiani, che sono giustamente occupati con psiconani dalemiani in quel momento, quindi cose molto più importanti, ma gli altri popoli europei che si occupano di cose meno importanti vengono a sapere che ci sarà una Costituzione europea che ci legherà tutti e cominciano a leggere questa Costituzione. In particolare francesi e olandesi nel 2005 partecipano a un referendum, a due referendum nazionali, e bocciano la Costituzione pensata da questi grandi burocrati. Perché la bocciano? Molto semplice, perché è una Costituzione dove sono elencati tutti i diritti dei business, delle corporazioni, dei grandi interessi bancari, dei servizi, eccetera, e il capitolo sociale, cioè quello che riguarda la gente comune, il lavoro, le tutele sociali, eccetera, è molto ristretto, è messo da parte, è negletto. E allora i francesi dicono che questa è una Costituzione socialmente frigida e la bocciano anche gli olandesi. La regola europea per la quale per avere la Costituzione bisognava avere l'unanimità degli stati, a questo punto decreta che la Costituzione è morta, è finita. I grandi burocrati non si arrendono, i grandi politici che ho menzionato non si arrendono. Hanno capito l'errore che hanno fatto, sono stati, fra virgolette, democratici. Alla prossima tornata non lo saranno. E infatti quello che è stato cacciato dalla porta centrale rientrerà dalla finestra pochi anni dopo, perché appunto si riuniranno di nuovo, riscriveranno un'altra carta che non sarà una Costituzione, sarà un trattato, sarà il 13 dicembre del 2007 che si troveranno a Lisbona per firmare questa nuova carta. I 27 capi di Stato e di Governo dei paesi europei riscriveranno questa cosa di nuovo, ma questa volta con l'intenzione specifica e dichiarata di non sottoporla al vaglio dei popoli europei, di tenerla nascosta, di farla passare dietro le spalle, di non informare assolutamente nessuno. È una carta, è uno scritto che non si chiama Costituzione, perché, come disse Giuliano Amato, se fosse una Costituzione dovremmo sottoporre al referendum, si chiamerà un'altra cosa, trattato di Lisbona, per cui non si deve sottoporre al referendum, ma avrà lo stesso potere della Costituzione, assolutamente identico. E allora, cerchiamo di capire questa cosa che hanno scritto e hanno firmato nel 2007, esattamente che cos'è. Si chiama Trattato di Lisbona, ma non è un trattato, nel senso che non è una cosa che si può leggere in un blocco di pagine come qualunque trattato. È una modifica dei trattati esistenti, i trattati fondamentali che sono il Trattato dell'Unione Europea e il Trattato del funzionamento dell'Unione Europea, a cui viene unito il Trattato di Nizza, che
non vi perdete, qui siamo solamente sul tecnico, ma poi capirete, sono stati messi insieme questi trattati fondamentali del funzionamento europeo e sono state apportate a questi trattati 329 pagine di emendamenti, per un totale di 2.800 pagine di regole, tutte scoordinate fra di loro, quindi impossibili da leggere, nessun politico europeo di rilievo le ha mai potute leggere. E questa cosa che, di nuovo, ripeto, prende il nome di Trattato di Lisbona, avrà un potere sovranazionale, cioè superiore al potere di qualunque nazione, superiore al potere di qualunque legge di qualunque nazione, superiore al potere delle costituzioni di qualunque nazione, superiore al potere dei parlamenti di qualunque nazione, dei capi di governo di qualunque nazione. E come dicevo, è stato scritto in segreto, reso illeggibile, firmato in segreto a Lisbona quel 13 di dicembre del 2007, non sono stati indetti referendum, e vi cito, vi leggo una frase, del grande architetto di questa storia negli ultimi tempi, che è Valéry Giscard d'Estaing, che in una dichiarazione del 27 ottobre 2007 dice: il trattato è uguale alla Costituzione, la Costituzione che fu bocciata, solo il formato è differente per evitare il referendum. I capi di Stato erano concordi, il parere degli elettori non bisognava sollecitarlo, non bisognava averlo, e l'Italia ratifica questo primo gigantesco inganno l'8 di agosto, 8 di agosto, attenzione, agosto, non per niente, del 2008. Era rimasta l'Irlanda che grazie ad una legge costituzionale era obbligata a indire un referendum, il referendum fu fatto, l'anno scorso, il Trattato di Lisbona fu bocciato, l'hanno rifatto adesso il 2 ottobre e dopo una serie immensa di pressioni, di ricatti e di pagamenti, di mazzette pagate allo Stato e alle banche irlandesi, gli irlandesi finalmente sono stati costretti sostanzialmente a dire sì. E il trattato è passato, quindi un inganno vero e proprio. Ma attenzione, che dire, parlare di inganno sembra poco. Io ho iniziato questa cosa dicendo colpo di Stato, perché l'ampiezza dei cambiamenti che il trattato di Lisbona porta nelle nostre vite e il fatto che nessuno ci ha chiesto niente come cittadini, quindi potere sovrano, ci fa pensare che questo è un colpo di Stato. Allora, parliamo in breve dei poteri come cambiano. Allora, come ho detto, si tratta di un corpo enorme di regole europee che saranno sovranazionali, quindi più potenti delle regole degli stati, in tutto, ripeto, in tutto. Non ci sarà un singolo organo, istituzione statale di nessuno Stato europeo che sarà più potente di queste regole che dominano adesso l'Europa. Gli stati europei perdono 68 poteri di veto, che oggi avevano in 68 rami della vita comune della politica. È sancito che i parlamenti nazionali dovranno lavorare per fare l'interesse dell'Unione Europea, non il contrario. E cioè le leggi nazionali dovranno essere pensate da un parlamentare italiano, da un intellettuale italiano, in funzione dell'interesse dell'Europa, non più in funzione dell'interesse del popolo italiano. E così questo vale per tutti gli altri stati. Le costituzioni sono sottomesse, i tribunali italiani sono sottomessi, la Corte Europea di Giustizia emetterà sentenze che saranno vincolanti su qualunque tribunale italiano. Già oggi una statistica ci dice che l'85% delle sentenze dei tribunali italiani si ispirano a regole europee già esistenti. Noi cittadini siamo stati fino ad oggi cittadini italiani e ci siamo sentiti europei perché siamo in Europa e perché c'è un'Unione Europea. Attenzione che questa carta, il Trattato di Lisbona, cambia il nostro status da cittadini italiani che hanno come complemento la cittadinanza europea a cittadini italiani che hanno in aggiunta e paritariamente la cittadinanza europea. Con, attenzione però, un gigantesco ma, ogni qualvolta fra i doveri e i diritti di un italiano e i doveri e i diritti di un europeo c'è un conflitto, vincono i diritti e i doveri di un europeo. Cioè noi italiani dovremo adeguarci a quelle regole ogni qualvolta i nostri diritti e i nostri doveri sono in conflitto con quelle regole. Quindi la nostra cittadinanza, per
andrà in secondo piano. Ma la prima parte più scandalosa di questo colpo di Stato è nel potere legislativo, cioè di fare le leggi, queste leggi potentissime che dominano tutti, all'interno dell'Europa. Chi ha questo potere? Naturalmente, 250 anni di lotte per le democrazie ci hanno insegnato che il potere è del popolo sovrano che elegge i suoi rappresentanti, i quali fanno le leggi. E questo in tutte le democrazie del mondo, per fortuna, dall'illuminismo a oggi è rimasta la regola aurea. Beh, attenzione, e basterebbe solo questo per dirvi che questo è un golpe. In questo nuovo super Stato d'Europa di cui siamo tutti cittadini, chi fa le leggi sono rappresentanti non eletti. I rappresentanti eletti non possono fare le leggi. Questo è scioccante, perché è questo che sta succedendo e nessuno ve lo sta raccontando. Allora, avevo detto prima che già nella fase di creazione di questa Unione Europea ci eravamo dotati di istituzioni europee che però trattavamo con quella sorta di, come dire, no, di deferenza ma anche indifferenza, perché la Commissione Europea cos'è? Boh. Sì, è della gente che sta là a Bruxelles, cosa fanno? Ma Prodi era il Presidente della Commissione Europea. Vabbè, ma insomma, noi abbiamo il Parlamento, abbiamo i nostri deputati, litigano, fanno le leggi, lodo Alfano, pim bum bum bam. Ok? Bene, queste istituzioni le avevamo fatte, oggi prendono un potere immenso. La Commissione Europea. La Commissione Europea diventa l'esecutivo, il governo di questo superstato, con dei poteri enormi, assolutamente enormi, che sono poteri decisionali e di formulare le leggi e di proporre le leggi. Poi c'è il Consiglio dei Ministri europeo, che è anche questo una parte del governo, come in tutti i governi, no? Allora, c'è il Consiglio dei Ministri europeo che ha anche questo potere legislativo, però il potere del Consiglio dei Ministri è quello di votare poi alla fine le leggi che vengono pensate dalla Commissione europea. Quindi il supergoverno, la Commissione europea, pensa alle leggi e le propone, il Consiglio dei Ministri le vota, ma il Consiglio dei Ministri non è molto di più di un timbro, perché ha discusso negli ultimi anni solamente il 15% delle leggi che sono state passate dalla Commissione europea. In genere le fanno passare così di routine, cioè nel senso che la Commissione europea propone, il Consiglio dei Ministri dà per scontato che va bene e le fa passare. Arriviamo al Parlamento europeo. E qui veramente le note sono dolenti. Su tutti i giornali, inclusi i capolavori come Repubblica, Corriere della Sera, vi è stato detto che con questa nuova Europa il Parlamento europeo prende nuovi poteri. È una balla, è veramente una mistificazione vergognosa. Il Parlamento europeo in questa nuova Europa perde poteri. Perché perde, non solo, perde, non l'ha mai avuto, non solo, comunque continua a non avere il potere di fare le leggi. Pensate, un Parlamento che non può fare le leggi è come un chirurgo che non può prendere in mano un bisturi. È esattamente la stessa cosa, cioè è un'aberrazione. D'accordo? Il Parlamento non può proporre le leggi e non può neppure approvarle. Allora, il Parlamento europeo perde potere decisionale, comunque consultivo, su 21 settori cruciali della politica europea. E guadagna, diciamo, si è detto, si è scritto sul giornale, che guadagna influenza su diverse altre aree. Ma è un contentino, è veramente un contentino, perché i 21 poteri che perde sono cruciali, fondamentali. Le aree che guadagna sono aree marginali nelle quali il Parlamento europeo comunque non ha potere decisionale se non assieme al Consiglio dei Ministri. Quindi nelle aree che sono guadagnate di competenza dal Parlamento europeo c'è però la regola che il Parlamento europeo può decidere solamente se dice di sì anche il Consiglio dei Ministri. Allora, se il Parlamento europeo prende in mano una legge della Commissione europea, che è il supergoverno, ripeto, e dice non mi piace, che poteri ha il Parlamento europeo di rigettarla? Come può succedere democraticamente in qualunque Parlamento che mette in minoranza una legge? In questo caso, nel super Stato d'Europa, nel colpo di Stato d'Europa, il Parlamento europeo può contestare una legge solamente se riesce a ottenere la maggioranza del 55% degli Stati europei e solamente se riesce a ottenere la maggioranza assoluta di tutti i parlamentari europei, cioè un lavoraccio.
Ora, io voglio attirare l'attenzione vostra su questo paradosso incredibile. Abbiamo l'unico corpo, l'unica istituzione direttamente eletta da noi cittadini, che dovrebbe essere quella che ha il maggior potere, che si deve fare un mazzo così, e uso un termine non giornalistico ma lo ripeto, un mazzo così, per contestare delle leggi fatte da coloro che nessuno elegge. Cioè questo è un paradosso capolavoro del Trattato di Lisbona. È una roba veramente incredibile, no? Dice, ma non è possibile che succeda una cosa del genere e nessuno lo sa. Adesso sta succedendo. Poi un'altra cosa rispetto al potere legislativo, c'è un principio di cui si parla molto in Europa, che è il principio di sussidiarietà, che sembra una cosa molto difficile, ma si spiega in maniera molto semplice, molto controverso. Significa questo, che c'è una regola all'interno del Trattato di Lisbona, che era già in vigore prima, secondo cui nel momento in cui c'è come dire, un conflitto di competenze fra uno Stato europeo e l'Unione Europea, e questo nuovo superstato, vince chi dei due è più competente in materia. Questa è una regola assolutamente kafkiana. Allora, io a un certo punto come Stato io dico, ma no, io qua metto un paletto, no, non mi va questa cosa. L'Unione Europea dice, no, invece a noi va. Allora, chi è che ha diritto di decidere qui a questo punto? Secondo il principio di sussidiarietà decide chi è più competente. Ma chi lo decide chi è più competente? Lo decide l'Europa. E alla fine dei conti gli stati andranno sempre in minoranza. Quindi, per chiudere questo capitolo di chi fa le leggi, la Commissione europea emerge da questo nuovo stato di cose nel super stato d'Europa come un corpo assolutamente di un potere straordinario, è il boss, è il capo, è il potere dominante e, ripeto, nessuno elegge la Commissione europea direttamente. La Commissione europea è formata da burocrati che sono nominati dai capi di Stato e di Governo, ha delle sottocommissioni che lavorano, sapete quante sono? 3.000. 3.000 commissioni di burocrati che lavorano per la Commissione europea e che disegnano tutte queste regole e queste leggi. Quindi nessuno di noi ha direttamente eletto questi personaggi che emergono come i principi assoluti, gli imperatori d'Europa. E faranno le nostre leggi e ci governeranno. Poi, in aggiunta, per concludere il discorso dei poteri, c'è la presidenza che ho menzionato prima. Prima vi avevo detto, e lo ripeto, che già l'Europa ha una presidenza che si chiama Consiglio europeo, già l'Europa ha appunto un governo che si chiama Commissione europea, l'Europa ha un Parlamento e l'Europa ha un sistema giudiziario che è la Corte europea di giustizia. Col Trattato di Lisbona il Presidente acquisterà poteri, il Presidente d'Europa che oggi è, diciamo, una figura più che altro così di immagine, acquisterà poteri molto seri, poteri in campo internazionale che adesso vi sto per dire. Quindi ci sarà questa Presidenza che durerà diversi anni, non più come oggi che è a turno, durerà diversi anni, quindi avremo un Presidente forte. In campo internazionale, appunto, il Presidente d'Europa, del Consiglio europeo, potrà firmare accordi internazionali vincolanti, cioè gli accordi internazionali che oggi firmano gli Stati singoli, li firmerà il Presidente. Quindi in questo senso ci rappresenterà nelle delegazioni, nelle trattative con i grandi Stati del mondo, la Cina, l'India, gli Stati Uniti, il Brasile, eccetera. E sarà il nostro rappresentante, non saranno più i nostri governi che tratteranno con questi stati, ma sarà lui che tratterà con loro. E di nuovo ripeto, si tratta di un presidente del Consiglio europeo che, come dicevo prima, essendo il Parlamento europeo l'unico corpo eletto direttamente dai cittadini, tutti questi altri non sono eletti e quindi questo è un presidente d'Europa non eletto da nessuno. In ultimo, ed è la cosa dal mio punto di vista più grave, il Presidente d'Europa, il Consiglio europeo e l'Unione europea potranno dichiarare guerra secondo il Trattato di Lisbona senza il permesso dell'ONU. Esattamente quello che hanno fatto gli americani in diverse istanze passate della storia, che sono stati criticati internazionalmente. Il Trattato di Lisbona sancisce che si possa entrare in guerra come Europa senza il permesso dell'ONU. E la cosa che viene da ridere è permessa un'astensione, cioè se io Italia dico no, non voglio entrare in guerra, è permessa la mia astensione, ma costruttiva.
Che cosa vuol dire un'astensione costruttiva? Vuol dire che devo essere un collaborazionista, cioè non mando i soldati a combattere, ma comunque devo essere collaborazionista. Un'astensione che abbia senso è un'astensione di opposizione a una guerra, quindi una lotta contro la guerra. Questo è proibito dal Trattato di Lisbona. Ci proibisce come Stato di combattere contro una guerra che riteniamo ingiusta, immorale. Dobbiamo al massimo astenerci costruttivamente. E in ultimo, è prevista in tutta Europa un'espansione delle spese militari, che come sapete, è uno dei capitoli di spesa più drammatici che noi abbiamo, perché abbiamo Beppe Grillo che urla contro 1 miliardo di euro dato alla cassa dei giornali, però si dimentica Beppe Grillo e i suoi amici, Travaglio e compagnia, che lo Stato italiano dà 28 miliardi di euro per spese militari. Sono due finanziarie. Pensate alle cose che si potrebbero fare. Il Trattato di Lisbona permette addirittura un'espansione di questa spesa iniqua e oltretutto dal mio punto di vista anche immorale. Ma in Italia noi siamo molto preoccupati con cose di gran lunga più gravi, come per esempio Gasparri e altra gente del genere. Allora, arriviamo al capitolo sociale del Trattato di Lisbona. Come ho detto prima, il capitolo delle leggi e dei poteri è uno dei capitoli gravi, questo è ancora più grave. Il capitolo sociale del Trattato di Lisbona è il motivo per cui la Costituzione europea fu rigettata dai francesi e dagli olandesi. Costituzione europea, ripeto, copiata fotocopia nel Trattato di Lisbona, che viene riproposto cacciato dalla porta principale, rientra dalla finestra in maniera illegale e illiberale. Bene, il capitolo sociale rimane esattamente quello della Costituzione europea. Quindi un capitolo sociale, come dissero i francesi, frigido. Allora, la prima cosa, altro inganno internazionale, quando quelle poche volte che si è discusso di questo Trattato di Lisbona, in paesi che si occupano di cose meno gravi delle nostre, si è notato che Sarkozy, il presidente francese, aveva chiesto pomposamente, proprio battuto il pugno sul tavolo dicendo: il riferimento nel trattato alla libera concorrenza senza distorsioni va tolto perché il popolo francese ha già espresso questa preoccupazione contro al predominio del mercato nel referendum del 2005, quindi noi francesi pretendiamo questa cosa. E questo andò su tutti i giornali, si disse, beh, vedete in fondo, no, il presidente francese si è espresso a favore dei diritti dei cittadini, quindi il Trattato di Lisbona non è male. Questa cosa è naturalmente una falsità, è stata tutta una scenetta, una sceneggiata. Riferimento nel Trattato di Lisbona alla libera concorrenza senza distorsioni, come tutto il resto, era uscito dalla porta ed è rientrato dalla finestra, perché lo troviamo pari pari in un protocollo che si chiama Protocollo 6. E attenzione che i protocolli del Trattato di Lisbona hanno lo stesso identico potere di qualunque altra regola che abbiamo finora illustrato. Quindi sono sovranazionali, più potenti delle Costituzioni, più potenti delle leggi dello Stato, più potenti dei Parlamenti dei Stati singoli, eccetera. Perché sottolineo questo discorso della libera concorrenza senza distorsioni? Mi perdonino. Perché non è un dettaglio da poco. Quando parliamo di una Costituzione dei cittadini europei e parliamo di libera concorrenza senza distorsioni, sapete di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che il Trattato di Lisbona riporta in auge un principio di gestione della nostra vita che passa per privatizzazioni selvagge, cioè la svendita a 2 lire di quello che noi per generazione abbiamo pagato con le nostre tasse. Gli esempi li abbiamo avuti davanti agli occhi di tutti. La precarizzazione del lavoro più selvaggia, anche lì. Gli esempi non vanno neanche citati, parlano da soli. Taglia le spese sociali a destra e a sinistra, sanità, assistenza agli handicappati, strade, infrastrutture, eccetera. Speculazioni, commerciali e finanziarie. Beh, non dobbiamo neppure commentare qui quello che è successo con la crisi economica mondiale, frutto appunto di leggi di speculazione. Leggi che permettevano la speculazione selvaggia sono un esempio più che chiaro. Allora, la libera concorrenza senza distorsioni significa sancire la sacralità di questi principi che noi stiamo soffrendo tutti i giorni sulla nostra vita vera, reale, concreta, di italiani, non così teorie.
E soprattutto la libera concorrenza senza distorsioni sancisce una delle più grandi ipocrisie e farse della storia economica moderna, che è quello che viene chiamato in genere il capitalismo per i poveri e il socialismo per i ricchi, cioè quel sistema secondo cui noi dobbiamo mettere, noi persone, dobbiamo mettere in pratica tutte le regole del capitalismo, quindi permettere le privatizzazioni, precarizzare il lavoro, eccetera, andare a privati in sanità, privati a destra e a sinistra. Quando poi i guai capitano invece ai grandi padroni del vapore, banche, business, Fiat, eccetera, eccetera, lì ci vuole lo Stato che interviene con i miliardi su miliardi su miliardi per salvargli il sedere ai manager, eccetera. Ecco, questo è un altro dei significati della piccola e apparentemente insignificante frase libera concorrenza senza distorsioni. Allora, questo mostro rientra nel Trattato di Lisbona con tutti i poteri che abbiamo detto. Ancora nel capitolo sociale si parla nel Trattato di Lisbona dell'espansione dell'agricoltura europea, che è già finanziata con 1 miliardo di euro al giorno, di nostri soldi, perché se no non riesce a stare in piedi. Si parla di questo, però non si dice una parola nel Trattato di Lisbona né sulle tutele dei braccianti, dei lavoratori dell'agricoltura europea, né sull'impatto ambientale, neanche una parola di tutela di questo. Diritto di sciopero. Viene vietato lo sciopero nel Trattato di Lisbona se impedisce la libera circolazione dei servizi. Questa è una clausola, guardate che queste sono clausole che poi vengono prese, portate in tribunale dalle grandi corporazioni e i giudici decidono in base a questa roba qui. Quindi se tu hai fatto sciopero all'ANFAS di Bologna e loro ti rispondono tu non puoi fare sciopero perché in questo modo impedisci la circolazione di un servizio, ti hanno legato le mani. È da lì. È da qua, è da questa roba qui che vengono queste regole infami, che già oggi sono presenti in Italia. Quindi vietato scioperare se questo ostacola la libera circolazione di un servizio. Vietato scioperare se nella nuova Europa, nel nuovo Stati Uniti d'Europa, se una nazione va in un'altra, un'azienda di una nazione va in un altro posto, in un'altra nazione, un'azienda polacca viene in Italia e paghi i lavoratori che lavorano in Italia per questa azienda, lo stesso stipendio dei polacchi, quindi una miseria. No, questi operai non possono più scioperare in questo caso. Succede ed è già successo che aziende di stati dove gli stipendi e le contrattazioni sono più basse trasferiscono i loro affari da un'altra parte e per esempio in Irlanda, in Italia, in Francia, e già lì tentano di pagare i loro lavoratori esattamente quello che li pagherebbero in Polonia o in Cecoslovacchia. Quei lavoratori in Irlanda, in Italia, in Spagna vogliono scioperare, non potranno più farlo secondo il Trattato di Lisbona. Allora, ancora, capitolo sociale, negli appalti pubblici, che tutti noi, comuni, regioni, eccetera, possiamo gestire, beh, in alcuni appalti pubblici saranno vietate le contrattazioni salariali raggiunte dai sindacati, perché questo è considerato un ostacolo alla libera concorrenza senza distorsioni. Quindi si potranno impugnare già dei risultati salariali, sindacali, già ottenuti da tempo. Nella salute, i diritti dei pazienti sono stati iscritti non nel capitolo sanità, che è anche quello da vedere, è tutto interessante, ma nel capitolo del mercato interno. Allora, attenzione, quando parliamo di diritti dei pazienti, parliamo di diritto alle cure salvavita, parliamo dei diritti fondamentali della tutela della salute. Se questi diritti vengono presi, portati fuori da una Costituzione per i cittadini, che non lo è, ma emessi dentro le regole del mercato interno, vuol dire che questi diritti saranno soggettati alle regole del mercato. E questo è già di per sé un'altra delle aberrazioni del Trattato di Lisbona. Se uno Stato di questo nuovo Stati Uniti d'Europa vuole fare una politica occupazionale usando spesa pubblica, cioè fare quello che fece Roosevelt in America nel New Deal, che disse, va bene, spendiamo soldi pubblici, ma salviamo l'economia in banca che sta crollando, salviamo le famiglie, salviamo gli stipendi, salviamo la gente dalla fame, creiamo posti di lavoro pubblici per recuperare, ridare dinamismo all'economia. Se questo venisse un giorno deciso da un qualunque Stato europeo, non potrà più farlo, viene vietato. Quindi un altro capitolo importante del capitolo sociale che viene a mancare grazie al Trattato di Lisbona. Se uno Stato europeo a questo punto volesse
mettere in pratica un qualunque altro sistema di trattamento di favore dei propri cittadini, non può più farlo. Perché? Perché di nuovo i poteri economici che stanno naturalmente dietro a questi trattati, a queste regole e a questi colpi di Stato, dicono sono ostacoli alla libera concorrenza. Tu non puoi fare una roba per avvantaggiare i cittadini della Basilicata, perché diventa un ostacolo alla libera concorrenza. Quindi lo Stato perde l'autonomia anche lì, un altro capitolo sociale importante che viene perso col Trattato di Lisbona. La Banca Centrale Europea, la grande banca per tutti i cittadini d'Europa, sarà in grado di imporre, e già lo è oggi, la stabilità dei prezzi, cioè di dire viene prima la stabilità dei prezzi piuttosto che l'occupazione. Quindi di nuovo, se gli stati dicono ma cerchiamo di favorire l'occupazione magari momentaneamente a scapito della stabilità dei prezzi e dell'equilibrio monetario, la Banca Centrale Europea potrà dire no, tu non lo fai, punto, e non si discute. Non esistono meccanismi nel Trattato di Lisbona per ridistribuire la ricchezza. Sarebbe logico negli Stati Uniti d'Europa, se veramente fosse un unico Stato, essere in grado di fare una cosa di questo tipo. Allora abbiamo una sacca nel nord-ovest che è ricchissima, bene, trasferiamo un po' di capitale nel sud-est, che magari un pochino meno, in modo da riequilibrare lo Stato, in modo da funzionare un po' meglio, non avere sempre queste maledette economie a due strati, come Stati Uniti del Nord, Stati Uniti del Sud, Inghilterra del Sud, Inghilterra del Nord, Italia del Nord, Italia del Sud. Ecco, questo non è previsto dal Trattato di Lisbona. Sarebbe stato un grande passo avanti per una nuova Costituzione che avesse avuto senso per i cittadini europei. Non è previsto. Hanno pensato di tutto in queste regole del Trattato di Lisbona per fare una politica comune, naturalmente. Stiamo capendo nell'interesse di certe corporazioni e di certi grandi poteri, ma assolutamente non ci sono regole di armonizzazione delle politiche fiscali, monetarie ed economiche con il capitolo sociale. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ci sono regole che impongono agli Stati Uniti d'Europa di fare delle politiche monetarie, fiscali ed economiche che possono finanziare, trovare i soldini anche per i bisogni dei cittadini, per i bisogni sociali dei cittadini. Non esiste in questa Costituzione, chiamiamola, non lo è, ma è di fatto una Costituzione, non esiste un finanziamento del capitolo sociale. Ora voi immaginate come farà l'Europa, questa nuova Europa, a finanziare tutta la spesa sociale se non esiste un capitolo di finanziamento. Per concludere, la giustizia. E questa è un'altra cosa essenziale, fondamentale da affrontare. Allora, come abbiamo visto, ricapitolando, ci sta delineando un'Europa che, no, si sta delineando, si è delineata un'Europa che ha dei poteri sovranazionali enormi, che impone delle discriminazioni sociali gravissime, assolutamente gravissime, che esautora a destra, a sinistra, parlamenti, politici, rappresentanti, eccetera, con un Parlamento che non ha sostanzialmente nessun potere reale di Parlamento ed è l'unico organo europeo eletto dai cittadini, con invece delle istituzioni, dei governi non eletti da nessuno e che avranno poteri immensi, e mentre tutto questo accade, di nuovo, appunto, nessuno si ricorda che l'ultima sponda di speranza, l'ultima sarebbe nella giustizia, cioè sarebbe in un apparato legislativo che dice ferma, un momento, così come deve essere in tutti gli stati democratici, cioè abbiamo un esecutivo, abbiamo un legislativo, abbiamo un apparato legislativo, cioè scusate, giudiziario. Allora, devono essere indipendenti proprio perché il giudiziario potrebbe dire ferma tutto, qui non va bene. Quindi non va bene, allora noi come tribunali passiamo delle sentenze che bloccano sta roba. L'ultima speranza era questa, di avere un sistema di giustizia europeo che potesse dire questo è un processo iniquo, lo blocchiamo. Okay? Anche questo è andato perduto. E questo succede mentre noi italiani siamo giustamente presi, scusa, però a me fa ridere perché siamo giustamente presi, la scelta fra il PD, Beppe Grillo, Brunetta, Noemi, Daddario, e tutti problemi di capitale importanza, assolutamente centrali,
mentre si scopre che col Trattato di Lisbona in Europa non abbiamo neanche un sistema giuridico in grado di ostacolare lo strapotere di questo colpo di Stato. Infatti, la Corte europea di giustizia è formata da giudici che vengono nominati dai burocrati, dai politici, da essi sono dipendenti, quindi hanno un'indipendenza che fa ridere, però questa Corte europea di giustizia ha un potere anche qui enorme. Pensate che sarà più potente di qualunque Cassazione, di qualunque Costituzione, di qualunque Cassazione, Corte Suprema, di qualunque altra alta corte esistente in qualsiasi paese europeo. Metterà in atto, come diciamo, struttura principale della giustizia europea, la Carta dei diritti fondamentali e il Trattato di Nizza. Allora, qui bisogna aprire una parentesi. Dunque, per un popolo come quello italiano, dove abbiamo già ormai nell'establishment delle sacche di barbarie che sono, da un punto di vista giuridico, sono inimmaginabili, insomma, in fondo la Carta dei diritti fondamentali potrebbe rivelarsi anche non proprio del tutto malvagia, perché vengono sanciti, per esempio, i diritti di prima, seconda, terza e quarta generazione. I diritti della dignità umana, i diritti dei carcerati, viene negata la pena di morte, i diritti delle minoranze, eccetera. E quindi dal nostro punto di vista, dove abbiamo delle forze politiche che si stanno comportando in maniera del tutto iniqua da un punto di vista morale, proprio nei confronti delle minoranze, degli immigrati, dei diritti dei più deboli, eccetera. Questa Carta dei diritti fondamentali potrebbe essere al limite un passo avanti, ma rimane però il principio gravissimo che pur la Corte europea di giustizia, avendo il potere che ha e applicando questa Carta dei diritti fondamentali, però può emettere sentenze che sono vincolanti su qualunque tribunale italiano, anche sulla Cassazione e su qualunque legge italiana, e chi ci garantisce che questi giudici, dipendenti dai burocrati non eletti, un domani non emettono delle sentenze che saranno restrittive nei confronti, per esempio, dei fari della giustizia europea. L'ho detto, in Italia, in questo piccolo, diciamo, in questo settore abbiamo forse più da guadagnarci che da perdere, ma per esempio in paesi come la Danimarca, la Svezia, l'Olanda, l'Inghilterra, dove ci sono leggi che sono avanti rispetto addirittura alla media sancita dalla Carta dei diritti fondamentali, la Corte europea di giustizia potrebbe riportare indietro un progresso già fatto. Ho citato in un articolo scritto l'esempio di un giornalista tedesco che ha svelato lo scandalo, giornalista tedesco che ha svelato lo scandalo Eurostat, che è uno scandalo europeo di grande proporzioni, che è stato arrestato per essersi rifiutato di rivelare le proprie fonti, come per esempio invece è sancito dalla legge svedese, dove il giornalista è protetto anche se non svela le proprie fonti. Bene, la Corte europea di giustizia ha approvato l'arresto e in quel modo ha abbassato l'altissimo livello della legge svedese, automaticamente, perché la sentenza della Corte europea di giustizia vuol dire che è vincolante per tutta l'Europa. Allora, gli svedesi che avevano una legge che era più alta della media sancita, hanno dovuto portare in basso la loro legge così avanzata. E così questo può essere per tantissime altre leggi. Ma attenzione, ancora un'ultima cosa sulla giustizia. Questi giudici potentissimi, che metteranno sentenze su sentenze, potranno anche reintrodurre la pena di morte. E in quale circostanza? Testualmente, in caso di stato di crisi europea. Allora, attenzione, che cosa vuol dire stato di crisi europea? Cioè, che cosa significa? Chi deciderà che cos'è uno stato di crisi europea e in quale circostanza si potrà reintrodurre la pena di morte? Dobbiamo fidarci del parere di questi burocrati e politici che hanno fatto quello che hanno già fatto, cioè il colpo di Stato. Dobbiamo fidarci di questa gente che ha disegnato una di fatto Costituzione che è tutta dalla parte del business e degli interessi delle corporazioni. Dobbiamo fidarci di questa gente per sapere cosa sarà uno stato di crisi e chi verrà condannato a morte in queste condizioni, con la Corte di Giustizia europea che emetterà le sentenze, che saranno vincolanti su qualunque paese e nessuno potrà opporsi. Allora, qui ha di nuovo anche nel capitolo giustizia, che ripeto per l'ultima volta, forse è l'unico capitolo in cui l'Italia barbara avrebbe da guadagnarci, però anche qui vale il principio che questi giudici immensamente potenti e non eletti da nessuno
avranno un potere sovranazionale che non ci è stato chiesto, sul quale noi non ci siamo espressi. E così arriviamo alla conclusione. Beh, la conclusione è molto semplice. Io devo dire che non si può altro che sottolineare una cosa, che poteva andare bene avere gli Stati Uniti d'Europa, poteva anche andare bene diventare una potenza economica. La modernità in qualche modo ci insegna che da qualche parte questo può anche andare a vantaggio dei cittadini. Poteva andare bene avere dei super governi. Per noi italiani forse, non dico solo per Berlusconi, ma anche per tutta la cricca Prodi, Bersani, Fassino, eccetera, per carità di Dio, per noi italiani forse poteva anche essere una spinta in avanti verso una maggiore civilizzazione. Ma il fatto che tutto questo avvenga dietro le nostre spalle, soprattutto secondo principi, i principi che noi non abbiamo scelto, è gravissimo. Capite che questa nuova Europa che è nata, dove noi non siamo più sovrani, andrà avanti per quanto? 100, 200, 300 anni? Ma secondo quali principi? Chi li ha decisi? Noi no. Vi hanno trasformato in qualcosa che voi non avete deciso e che dovrete rimanere voi, i vostri figli e i figli dei vostri figli. Perché cambiare questa roba sarà difficilissimo. Richiederà delle maggioranze talmente blindate che sostanzialmente in Europa risultano impossibili. C'è stato un colpo di Stato, siamo diventati qualcosa che non sapevamo di essere diventati. Chi ne ha parlato? I nostri giornali ne hanno parlato? Si è fatta la manifestazione a Roma per la libertà di stampa? Qualcuno ha menzionato il Trattato di Lisbona? Qualcuno ha menzionato il fatto che la Corte Europea di Giustizia potrebbe appunto emettere sentenze, come nel caso del giornalista tedesco, che uccidono la libera informazione? Qualcuno l'ha detto questo? Con un potere che sarà immensamente superiore rispetto a quello di qualunque Berlusconi al mondo? Qualcuno ve ne ha informato? No, noi ci occupiamo delle cose che abbiamo detto e chi parla e chi tenta di proporre questi argomenti viene considerato, come disse l'altro giorno Piero Ricca su di me, un complottista, che non fa altro che immaginare che esistono dei poteri forti, fantasmagorici, che danneggiano e mettono in crisi la democrazia. Non sono complotti, questi sono fatti documentati, i poteri forti esistono, abbiamo un'Italia di cittadini attivi che non fa altro che pestare questi inutili, irrilevanti uomini che siedono a Roma. E in questo modo passa il Trattato di Lisbona, cioè un colpo di Stato. E questo è quanto. Allora, come abbiamo visto, ricapitolando, ci sta delineando un'Europa che, no, sta delineando, si è delineata un'Europa che ha dei poteri sovranazionali enormi, che impone delle discriminazioni sociali gravissime, assolutamente gravissime, che esautora a destra, a sinistra, parlamenti, politici, rappresentanti, eccetera, con un Parlamento che non ha nessun, sostanzialmente nessun potere reale di Parlamento ed è l'unico organo europeo eletto dai cittadini, con invece delle istituzioni, dei governi non eletti da nessuno e che avranno poteri immensi, e mentre tutto questo accade, di nuovo, appunto, nessuno si ricorda che l'ultima sponda di speranza, l'ultima sarebbe nella giustizia, cioè sarebbe in un apparato legislativo che dice ferma, un momento, così come deve essere in tutti gli stati democratici, cioè abbiamo un esecutivo, abbiamo un legislativo, abbiamo un apparato legislativo, cioè scusate, giudiziario. Allora, devono essere indipendenti proprio perché il giudiziario potrebbe dire ferma tutto, qui non va bene. Quindi non va bene, allora noi come tribunali passiamo delle sentenze che bloccano sta roba. L'ultima speranza era questa, di avere un sistema di giustizia europeo che potesse dire questo è un processo iniquo, lo blocchiamo. Okay? Anche questo è andato perduto. E questo succede mentre noi italiani siamo giustamente presi, scusa, però a me fa ridere perché siamo giustamente presi, la scelta fra il PD, Beppe Grillo, Brunetta, Noemi, D'Addario, e tutti problemi di capitale importanza, assolutamente centrali, mentre si scopre che col Trattato di Lisbona in Europa non abbiamo neanche un sistema giuridico in grado di ostacolare lo strapotere di questo colpo di Stato. Infatti,
La Corte Europea di Giustizia è formata da giudici che vengono nominati dai burocrati, dai politici, da essi sono dipendenti, quindi hanno un'indipendenza che fa ridere, però questa Corte Europea di Giustizia ha un potere anche qui enorme. Pensate che sarà più potente di qualunque Cassazione, di qualunque Costituzione, di qualunque Cassazione, Corte Suprema. Di qualunque altra alta corte esistente in qualsiasi paese europeo. Metterà in atto come diciamo, struttura principale della giustizia europea la Carta dei diritti fondamentali e il Trattato di Nizza. Allora, qui bisogna aprire una parentesi. Dunque, per un popolo come quello italiano, dove abbiamo già ormai nell'establishment delle sacche di barbarie che sono, da un punto di vista giuridico, sono inimmaginabili, insomma, in fondo la Carta dei diritti fondamentali potrebbe rivelarsi anche non proprio del tutto malvagia, perché vengono sanciti, per esempio, i diritti di prima, seconda, terza e quarta generazione. I diritti alla dignità umana, i diritti dei carcerati, viene negata la pena di morte, i diritti delle minoranze, eccetera. E quindi dal nostro punto di vista, dove abbiamo delle forze politiche che si stanno comportando in maniera del tutto iniqua da un punto di vista morale, proprio nei confronti delle minoranze, degli immigrati, dei diritti dei più deboli, eccetera, questa Carta dei diritti fondamentali potrebbe essere al limite un passo avanti, ma rimane però il principio gravissimo che pur la Corte Europea di Giustizia, avendo il potere che ha e applicando questa Carta dei diritti fondamentali, però può emettere sentenze che sono vincolanti su qualunque tribunale italiano, anche sulla Cassazione e su qualunque legge italiana, e chi ci garantisce che questi giudici, dipendenti dai burocrati non eletti, un domani non emettono delle sentenze che saranno restrittive nei confronti, per esempio, dei fari della giustizia europea. L'ho detto, in Italia, in questo piccolo, diciamo, in questo settore abbiamo forse più da guadagnarci che da perdere, ma per esempio in paesi come la Danimarca, la Svezia, l'Olanda, l'Inghilterra, dove ci sono leggi che sono avanti rispetto addirittura alla media sancita dalla Carta dei diritti fondamentali, la Corte Europea di Giustizia potrebbe riportare indietro un progresso già fatto. Ho citato in un articolo scritto l'esempio di un giornalista tedesco che ha svelato lo scandalo, giornalista tedesco che ha svelato lo scandalo Eurostat, che è uno scandalo europeo di grandi proporzioni, che è stato arrestato per essersi rifiutato di rivelare le proprie fonti, come per esempio invece è sancito dalla legge svedese, dove il giornalista è protetto anche se non svela le proprie fonti. Bene, la Corte Europea di Giustizia ha approvato l'arresto e in quel modo ha abbassato l'altissimo livello della legge svedese, automaticamente, perché la sentenza della Corte Europea di Giustizia vuol dire che è vincolante per tutta l'Europa. Allora, gli svedesi che avevano una legge che era più alta della media sancita, hanno dovuto portare in basso la loro legge così avanzata. E così questo può essere per tantissime altre leggi. Ma attenzione, ancora un'ultima cosa sulla giustizia. Questi giudici potentissimi, che metteranno sentenze su sentenze, potranno anche reintrodurre la pena di morte. E in quale circostanza? Testualmente, in caso di stato di crisi europea. Allora, attenzione, che cosa vuol dire stato di crisi europea? Cioè, che cosa significa? Chi deciderà che cos'è uno stato di crisi europea e in quale circostanza si potrà reintrodurre la pena di morte? Dobbiamo fidarci del parere di questi burocrati e politici che hanno fatto quello che hanno già fatto, cioè il colpo di Stato. Dobbiamo fidarci di questa gente che ha disegnato una di fatto Costituzione che è tutta dalla parte del business e degli interessi delle corporazioni. Dobbiamo fidarci di questa gente per sapere cosa sarà uno stato di crisi e chi verrà condannato a morte in queste condizioni, con la Corte di Giustizia europea che emetterà le sentenze, che saranno vincolanti su qualunque paese e nessuno potrà opporsi. Allora, qui ha di nuovo anche nel capitolo giustizia, che ripeto per l'ultima volta, forse è l'unico capitolo in cui l'Italia barbara avrebbe da guadagnarci, però anche qui vale il principio che questi giudici immensamente potenti e non eletti da nessuno avranno un potere sovranazionale che non ci è stato chiesto, sul quale noi non ci siamo espressi. E
E così arriviamo alla conclusione. Beh, la conclusione è molto semplice. Io devo dire che non si può altro che sottolineare una cosa, che poteva andare bene avere gli Stati Uniti d'Europa, poteva anche andare bene diventare una potenza economica. La modernità in qualche modo ci insegna che da qualche parte questo può anche andare a vantaggio dei cittadini. Poteva andare bene avere dei super governi. Per noi italiani forse. Non dico solo per Berlusconi, ma anche per tutta la cricca Prodi, Bersani, Fassino, eccetera, per carità di Dio. Per noi italiani forse poteva anche essere una spinta in avanti verso una maggiore civilizzazione, ma il fatto che tutto questo avvenga dietro le nostre spalle, e soprattutto secondo principi, i principi che noi non abbiamo scelto, è gravissimo. Capite che questa nuova Europa che è nata, dove noi non siamo più sovrani, andrà avanti per quanto? 100, 200, 300 anni? Ma secondo quali principi? Chi li ha decisi? Noi no. Vi hanno trasformato in qualcosa che voi non avete deciso e che dovrete rimanere voi, i vostri figli e i figli dei vostri figli, perché cambiare questa roba sarà difficilissimo. Richiederà delle maggioranze talmente blindate che sostanzialmente in Europa risultano impossibili. C'è stato un colpo di Stato, siamo diventati qualcosa che non sapevamo di essere diventati. Chi ne ha parlato? I nostri giornali ne hanno parlato. Si è fatta la manifestazione a Roma per la libertà di stampa. Qualcuno ha menzionato il Trattato di Lisbona? Qualcuno ha menzionato il fatto che la Corte Europea di Giustizia potrebbe appunto emettere sentenze, come nel caso del giornalista tedesco, che uccidono la libera informazione? Qualcuno l'ha detto questo? Con un potere che sarà immensamente superiore rispetto a quello di qualunque Berlusconi al mondo? Qualcuno ve ne ha informato? No, noi ci occupiamo delle cose che abbiamo detto e chi parla e chi tenta di proporre questi argomenti viene considerato, come disse l'altro giorno Piero Ricca su di me, un complottista che non fa altro che immaginare che esistono dei poteri forti, fantasmagorici, che danneggiano e mettono in crisi la democrazia. Non sono complotti, questi sono fatti documentati, i poteri forti esistono, abbiamo un'Italia di cittadini attivi che non fa altro che pestare questi inutili, irrilevanti uomini che siedono a Roma. E in questo modo passa il Trattato di Lisbona, cioè un colpo di Stato. E questo è quanto.